I due casi sono tutti in importazione, ma anche gli altri che si sono verificati in Sicilia, e questo ci dice però che il virus continua ad essere assolutamente capace di contagiare. La Sicilia continua ad attestarsi su livelli più bassi a livello nazionale tra le regioni italiane. Però noi dobbiamo lanciare un grido di allarme, perché dobbiamo proteggere la stagione estiva, perché dobbiamo proteggere le nostre attività produttive, ma soprattutto perché dobbiamo proteggere la salute. L'attenzione dei cittadini deve essere totale, non serve molto. Quando si è in pubblico, quando si è in un luogo fortemente frequentato, quando si è vicini ad altre persone, indossare la mascherina continua ad essere un fatto importante. Mantenere un distanziamento quando non si è a contatto con persone del proprio ciclo familiare o con i propri congiunti, anche questo è un modo di comportarsi. Certo, assolutamente indolore, serve avere rispetto. Se ognuno di noi ha rispetto degli altri, facciamo un buon servizio a tutti. Una turista ci ha detto: io sono venuta in Sicilia, mi sono registrata al sito e ho scaricato l'applicazione. Io avverto il dovere, nel rispetto vostro e della vostra terra, di essere al centro di un sistema di regole che devono essere eseguite. Non sempre vedo lo stesso da parte dei cittadini siciliani, e io mi voglio unire all'appello di questa turista che porta economia e che porta sviluppo nella nostra terra. Se chiediamo agli altri di seguire le regole a casa nostra, abbiamo noi il dovere di seguire per primi a casa nostra le stesse regole.